29 settembre, 79 candeline per Berlusconi. Sarà pure un leader ottuagenario, come lo definiscono i verdiniani fuoriusciti da Forza Italia, ma appena parla Berlusconi la scena nel centrodestra è sua, come è stato dopo solo un paio di uscite nel fine settimana, a pesare la sentenza della Corte di Strasburgo sull'incandidabilità attesa per ottobre. Slitterà probabilmente al 2016, un peso per Berlusconi convinto che Renzi voglia andare a votare nel 2017, il tempo incalza. Renzi taglia le tasse sulla prima casa, aumenterà tutte le altre, salirà la pressione fiscale complessiva, partita di giro, anzi di raggiro, scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, sicuro che Renzi non abbia la copertura economica e politica per tagliare le tasse sulla prima casa. E ieri, prosegue Brunetta, lo ha avvertito anche l'Unione Europea, Renzi farà come con gli 80 euro, rincara. Ha dato bonus a 10 milioni di lavoratori, ha aumentato la pressione fiscale per tutti, compresi 10 milioni, un imbroglione. Per Maria Stella Gelmini, Berlusconi è assolutamente consapevole dei suoi anni ed è il primo che si vuole fare carico di un ricambio generazionale. Tentare di archiviare Berlusconi non è una scelta vincente. Le mosse di Mario Monti e di NCD lo dimostrano. Il percorso da fare è un altro, è sicura la Gelmini, che sulla Lega dice: tra i partiti del centrodestra ci deve essere una sana competizione, soprattutto sui contenuti, ma nessun contrasto. Questo non è il momento delle primarie e della scelta del leader, ma dell'unità. A parlare anche la neo rientrata in Forza Italia, Nunzia De Girolamo. Sono assolutamente sicura, Berlusconi è la testa dei moderati, lo spazio per quell'idea di Renzi e Verdini andrà sempre più restringendosi, afferma sul Corriere della Sera. Berlusconi troverà la quadra con Salvini, a cominciare da Milano.